SIGEP 2024 continua, siamo nel regno dello zucchero. Ci troviamo allo stand di Italia Zuccheri, la più grande società italiana di commercializzazione zuccheri, e siamo in compagnia di Leandro Cariolo, il direttore marketing dell'azienda. Leandro, è un gran piacere averti qui con me. Grazie, è un gran piacere anche per me essere qui e parlare appunto con voi di Italia Zuccheri, che è l'unica azienda produttrice di zucchero rimasta appunto in Italia. È una filiera corta, quindi 4.000 soci agricoltori, aziende agricole sul nostro territorio, che ogni anno coltivano circa 30.000 ettari di barbabietola, da cui poi viene fuori l'unico zucchero 100% italiano prodotto nel nostro paese. È una filiera corta, come dicevo, gestiamo tutto lo zucchero dalla seme fino alla produzione, lavorazione e commercializzazione del prodotto finito. Quindi un orgoglio 100% made in Italy. Leandro, alle nostre spalle c'è un completo bouquet delle varietà offerte dalla vostra azienda al pubblico professionale, con una linea che si chiama In Fundo, che avete realizzato appositamente per questo settore, che rappresenta un fiore all'occhiello non solo per voi ma anche e soprattutto per la tecnologia avanzata realizzata a favore della ristorazione e soprattutto della pasticceria. Sì, certamente non scopriamo oggi che la pasticceria italiana è un fiore d'occhiello del nostro Made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo, e noi come unico produttore di zucchero 100% italiano ci siamo sentiti in dovere di iniziare un percorso di innovazione e sperimentazione per essere al fianco dei nostri maestri pasticceri italiani. Da lì nasce questa grande idea, la linea In Fundo, che è la linea professionale dedicata ai maestri pasticceri di appunto Italia Zuccheri. Qui non abbiamo lo zucchero che normalmente troviamo nei supermercati, qui abbiamo una gamma di prodotti di zuccheri tecnici che hanno l'obiettivo di diffondere l'utilizzo dello zucchero in pasticceria, quindi una vera e propria scuola, una vera e propria professionalità. Da qui è partito un percorso di innovazione utilizzando quello che è il nostro know-how in ambito zucchero, in affiancamento a quelli che sono i migliori maestri pasticceri italiani, le migliori scuole italiane, e da questa collaborazione che nasce appunto In Fundo, la nostra linea professionale, che ripeto, il motto è che ogni ricetta ha bisogno del suo zucchero e non esiste uno zucchero adatto per tutte le ricette. Questa è un po' la logica con cui è nato In Fundo. Non a caso poco fa dicevo che la vostra linea In Fundo rappresenta un vero orgoglio per la produzione italiana al servizio della ristorazione, della pasticceria, proprio perché avete un ufficio sviluppo che è avanzatissimo. Proprio per questo motivo voi, dopo 2 anni di studi approfonditi, avete realizzato 2 nuovi prodotti che proprio oggi al SIGEP sono stati premiati. Avete avuto l'award dell'innovazione. Di cosa si tratta? Sì, allora, qui siamo andati veramente oltre lo zucchero. Siamo veramente orgogliosi perché siamo riusciti ad innovare su una categoria e su un prodotto appunto che è una commodity, considerata da tutti una commodity, ma da parte nostra non è stato così. Cioè abbiamo sempre cercato di creare valore per i pasticceri attraverso quella che è la linea In Fundo, e i 2 nuovi prodotti sono appunto la linea In Fundo Extra, che non sono zucchero, è uno zucchero addizionato con degli enzimi particolari che servono per donare alla ricetta delle proprietà, quindi al prodotto finito, delle proprietà particolari. Siamo veramente orgogliosi che grazie a questa linea il SIGEP ha deciso di premiare fra le migliori 3 innovazioni di tutto il SIGEP questi prodotti, perché sono veramente, è veramente stata un'idea
eccezionale. I due prodotti li descrivo un attimo. Il fundo Extratempo è un prodotto che, i cui particolari enzimi donano al prodotto finito, alla ricetta, un prolungamento della morbidezza e quindi della shelf life. Quindi, per esempio, se io devo preparare un lievitato, un panettone, una colomba, ho la possibilità di iniziare la produzione qualche settimana prima rispetto al normale, perché sono sicuro che in questo modo il prodotto che sarà consumato a Natale sarà nella condizione ottimale, perché questi enzimi, trattenendo l'acqua, mantengono e prolungano la resilienza del prodotto finito. Poi abbiamo in fondo Extra Crescita, un altro prodotto sempre con enzimi che ci dà la possibilità di questi enzimi lavorano insieme al lievito madre per migliorare quello che è lo sviluppo e l'alveolatura del prodotto finito. Quindi, per esempio, su un croissant abbiamo la possibilità di ottenere lo stesso volume ma con un peso inferiore. Quindi diamo la possibilità al pasticcere di produrre e di massimizzare la sua produzione con un incremento produttivo di circa, abbiamo stimato, intorno al 20%. Quindi ogni 5 brioche con l'utilizzo di fondo Extra Crescita ne esce praticamente a parità di volume una in più, e questo sicuramente non è poco. Queste idee sono nate parlando con i pasticceri, con le ricerche di mercato, intervistandole, con il passaparola, cercando di capire quali sono gli insight e i bisogni dei pasticceri. La linea in fondo cerca di aiutare il pasticcere nel suo lavoro quotidiano per migliorarne le sue performance, le sue ricette e anche per semplificarne, appunto, la vita. Da questo è nato in fondo Extra. Possiamo dire che negli ultimi 4 anni, grazie anche alla nascita della linea in fondo e al tuo arrivo in questa azienda, c'è stato un processo di innovazione dedicato alla formazione e alla conoscenza continua, all'ampliamento della conoscenza continua a favore dei professionisti del settore, per aumentare una cultura sullo zucchero e non ritenere il grano di zucchero fine a se stesso come quello a cui sono abituati i consumatori nel pacco a casa? Sì, certamente, da quando, appunto, sono arrivato è stato costruito una metodologia di lavoro, quindi una costruzione di quello che, appunto, è l'ufficio marketing di Italia Zuccheri. Quindi oggi siamo strutturati in maniera di lavorare attraverso la sperimentazione, attraverso le scuole, proprio per cercare di innovare in questo settore sempre, sempre di più, e lo stiamo facendo in maniera strutturata con tutti i ragazzi del team, che colgo l'occasione per ringraziare, perché sono poi alla fine, questo non è un successo di Leandro Cariolo, ma questo è il successo di un'azienda che ha creduto come l'investimento nell'innovazione, ma anche nella comunicazione dell'innovazione, sia fondamentale per poter, appunto, creare valore e poter poi sostenere anche l'agricoltura italiana, perché forse non ci rendiamo conto che dietro al pacchetto di zucchero c'è un sistema agricolo che è quindi tutto di cui ne siamo fieri e orgogliosi, noi sosteniamo, perché le nostre aziende agricole, coltivando barbabietola, hanno la possibilità di avere un'ulteriore coltura in rotazione, e questo porta benefici a tutta quella che è la nostra agricoltura. Quindi parliamo di valore di italianità, valore di sostenibilità, valore sostenibilità economica, sostenibilità sociale e, nel caso di infondo, anche valore tecnico di prodotto, perché questi prodotti innovativi aiutano veramente i nostri pasticceri nel loro lavoro quotidiano. E aiutano anche gli agricoltori che con la filiera corta lavorano proprio per andare ad arricchire sempre di più la qualità del prodotto, facendo diventare estremamente sostenibile questo prodotto. È sostenibilità vera? Assolutamente sì, noi pratichiamo, controllando tutta la filiera, pratichiamo un'agricoltura sostenibile certificata. L'azienda ha aderito al sistema di SQNP, Sistema Punto Nazionale di Agricoltura Integrata, proposto dal Ministero dell'Agricoltura italiano, quindi tutto ciò viene fatto. Abbiamo una filiera biologica, quindi da cui si produciamo anche l'unico zucchero biologico 100% italiano. Tutto il lavoro viene fatto a 360 gradi nell'ottica della sostenibilità, ripeto, economica,
economica, sociale e anche ambientale. Però dobbiamo ricordarci che la sostenibilità, per avere la sostenibilità ambientale dobbiamo comunque avere anche la sostenibilità economica delle nostre aziende, quindi avere prodotti di valore che il mercato riconosce di valore, perché senza il valore è difficile fare anche sostenibilità obiettivamente. E allora comunichiamo a tutti loro un indirizzo di posta elettronica al quale poter scrivere nel caso in cui si desiderino maggiori informazioni sui vostri corsi di formazione, sulle demo, per andare a richiedere appunto qualche notizia in più su quelli che sono i vostri prodotti ricercatissimi e molto professionali. Ma la cosa in realtà più semplice, più che indirizzo internet, è curiosare su quello che il nostro sito è nato da 2 anni, www.infundo.it, il nostro sito internet, da cui in realtà non è un sito internet normale, è un repository di contenuti. C'è un sito dove c'è la possibilità di scoprire la cultura dell'uso dello zucchero in pasticceria, perché è un sito che ogni anno viene alimentato dai nostri brand ambassador, che producono ricette e videoricette che noi mettiamo fruibili gratuitamente alla portata di tutti. Basta andare sul sito, registrarsi, abbiamo un tool dove è possibile addirittura ricrearsi in PDF in automatico un ricettario personalizzato. Quindi chiunque va sul sito, vuole per esempio il ricettario di un determinato brand ambassador, selezionando il brand ambassador vengono fuori tutte le sue ricette, oppure vuole il ricettario degli Infundo Extra, in automatico vengono fuori tutte le ricette che i nostri BA hanno dedicato a Infundo Extra o Vagliato Fine o comunque qualunque prodotto della gamma. Quindi veramente chiunque lavora in pasticceria e vuole i consigli dei migliori maestri pasticceri italiani, andando su Infundo, infundo.it è veramente uno strumento di lavoro, non è un sito B2C di comunicazione e di marketing, ma abbiamo voluto veramente creare uno strumento di lavoro a supporto dei nostri clienti. Leandro, grazie per la pillola, per le informazioni assolutamente istruttive avute oggi e complimenti. Grazie anche a voi e speriamo di rivederci prossimo con la prossima innovazione, perché il nostro motto è continuare a innovare in questa categoria mersologica.